Anno 1986, esce Transformers The Movie. In questa scena epocale, Unicron attrae i malcapitati a sé. Tra questi c'è anche Skywarp. Dapprima viene riformattato Megatron in Galvatron e subito dopo, guardate con attenzione. E stop! È qui che nasce Cyclonus. Dapprima ce ne furono due, perché sia Bombshell che Skywarp vennero riformattati in Cyclonus. Ma poi la teoria più accreditata è quella che a diventare il luogotenente di Galvatron sia proprio Skywarp. Soprattutto per tre fattori: per il fatto di avere in comune con Cyclonus di essere un velivolo, per il colore viola, ma soprattutto a distinguerlo è il carattere, un soldato fedele al suo comandante. Ed eccoci, signore e signori, alla versione Fans Toys di Cyclonus, sigla di progetto FT29. Questa è una ristampa del 2022, una ristampa curata nella copertina, nella confezione dal nostro ben amato Johannes finalmente, e si vede la differenza. Passiamo subito ad aprire la confezione, immancabile polistirolo, e una volta aperto il sarcofago superiore, ecco qua amici, Cyclonus. Quello che colpisce subito è la brillantezza di questo colore viola pazzesco, un colore molto profondo che dà molti riflessi e dà subito una sensazione di qualità. Lo vediamo subito a confronto con il suo Sentai, il G1, e la somiglianza è veramente notevole, uno dei più simili, possiamo dire, caratteristica dei Fans Toys, la somiglianza al G1 qua fanno pienamente centro. Non c'è nient'altro da dire. Passiamo a vedere le dimensioni del modello. Abbiamo un'altezza di 27 cm su queste due corna molto pronunciate al di sopra del colmo del capo. Vediamo il peso. Abbiamo un peso di 530 grammi, un peso abbastanza importante che connota subito la qualità dei materiali, molta presenza di metallo, questa pettorina fredda tutta in metallo, metallo anche qui sui piedi, nel frame, negli snodi delle articolazioni delle ginocchia, vedete queste placche di metallo qua sulle ginocchia e sul frame ovviamente. Ma che bella questa vernice. Non so se si riesce a vedere dalla camera, non credo, anche la parte bianca qui delle cosce è perlata, ci sono dei brillantini stupendi. Questa però penso che non sia verniciata ma sia in pasta, comunque veramente notevole. E anche questi elementi trasparenti, arancioni qui sull'addome, sono fantastici. Vediamo adesso la mobilità del modello. Allora, la testa è liberissima di muoversi in tutte le direzioni, può sia ruotare su questo ball joint, sia inclinarsi in basso e in alto. Le spalle hanno questo fantastico movimento a cricchetto che è veramente piacevole da ruotare. Non ha il butterfly, quindi sulle spalle abbiamo un po' di mobilità inferiore ad altri modelli, ma nulla di fondamentale. Doppia articolazione sul nodo, sul gomito, scusate, che consente una mobilità eccezionale, unita anche ad una torsione dell'avambraccio. Il polso è libero di muoversi su un altro ball joint, dita articolate singolarmente. Queste mani sono, come per il precedente modello recensito, un po' antiquate, un po'
un po' a pagnotta, diciamo, squadrate, che però sono molto resistenti e come vedremo sono importanti per la trasformazione. Qui nell'articolazione del busto possiamo fargli compiere una piccola rotazione laterale da entrambi i lati. Non abbiamo una big crunch, però per farlo bisogna tirare questa mutanda leggermente in avanti. La mobilità delle articolazioni inferiori, allora abbiamo le anche che possono muoversi tranquillamente da tutte le direzioni, una mobilità non troppo esagerata, comunque più che sufficiente per consentire alla gamba l'apertura anteriore. Possiamo agevolarci tramite lo sblocco di questo gonnellino. L'articolazione sul ginocchio, molto importante per la trasformazione a doppio giunto, ha un cricchetto anch'esso estremamente piacevole. Il piede in metallo può muoversi da tutte le parti, compresa la punta del piede che può essere reclinata in avanti oppure indietro. Oh, passiamo adesso ad esaminare la nutrita schiera di accessori presenti in questa versione FunStoys che caratterizzano questo modello. Abbiamo un'infinità di accessori, un'infinità di volti aggiuntivi. Abbiamo addirittura un Target Master Nightstick che si trasforma in pistolina. Abbiamo una pistola G1 Toys, una versione invece Toon. Poi, sempre relativa all'IDW, abbiamo questo set di sfoderi e di spade, sia in acciaio che delle spade di energia, in due misure differenti, lunga e corta, che tra l'altro, diciamo, non sono particolarmente gradite dal sottoscritto, in quanto dell'IDW non è che sono un grandissimo appassionato. Carta con le caratteristiche e immancabile manuale delle istruzioni. Vediamole un po' più singolarmente queste armi. Vediamo che la pistolina, quella più piccolina, è fatta veramente molto bene. Poi abbiamo quest'altra un po' più grande, questo fucile viola in monocolore che riprende la pistola del giocattolo. Poi abbiamo questo Target Master che si trasforma in una pistolina, è interamente snodato, però non mi sembra che sia a livello di plastiche una, diciamo, eccezionale a livello del resto del modello, soprattutto sugli snodi, sulla plastica nera qui dei gomiti ho qualche riserva perché si vedono delle piccole crepe e io essenzialmente è la prima volta che lo maneggio, quindi non gli ho mai fatto del male, se vogliamo dire. Eppure ci sono delle crepe. Eccolo qua, trasformato in pistolina, quindi una pistolina abbastanza importante perché questi Target Master davano un potenziamento di mira e di potenza alle armi in dotazione a chi le impugnava. Poi abbiamo questa serie di spade lunghe e corte che sono un omaggio all'IDW. Queste sono le versioni tradizionali in acciaio. Sono fatte anche bene perché hanno dei toni di colore qua sull'impugnatura, però io non le preferisco. Sinceramente preferisco più che le armi bianche le classiche blaster, pistoline e quant'altro per i nostri amati combattenti cybertroniani. Poi abbiamo questa testa sostitutiva, questa è sempre ispirata all'IDW, dove il nostro Cyclonus era una specie di samurai robotico, quindi con questi volti alternativi era anche abbastanza cattivo perché guardate qua che espressione, poi bellissimo questo contorno nero sugli occhi. Queste invece sono delle
delle facce alternative per questa versione classica, che è quella che preferisco, e sicuramente metterò una di quelle arrabbiate. Questa è la carta energetica che ci fa vedere subito di che pasta è fatto il nostro co vice comandante, perché ci sono voti molto alti, si va dal 7 al 9, quindi un bel osso duro. E il manuale fatto benissimo alla Fanstoys, tutto a colori con i passaggi fondamentali per arrivare, se tutto va bene, all'alt mode del nostro modello. Poi nella parte successiva abbiamo altre chicche sulla pistolina Target Masters. Qui ve l'ho praticamente imbandito a festa, perché gli ho montato di tutto e di più, tutte le armi a sua disposizione. Lo vediamo con le armi principali, blaster impugnate in mano. Sulla schiena c'è la possibilità di mettere un'altra arma, e io ho messo il fucile, quello grande, perché non si sa mai, metti che finiscono i proiettili delle pistole, quasi passa all'artiglieria pesante. E poi invece su queste culatte, sulle gambe, ci sono praticamente tutte e quattro le spade, si possono esporre quindi tutte e quattro contemporaneamente. Oltre al fatto che c'è anche un fodero singolo, perché magari volete mettere al posto del fucile sulla schiena una singola spada, e potete fare anche quello tramite questo fodero, diciamo, singolo. Si ha la possibilità, invece che mettere qua dietro il fucile oppure un'altra arma, ci potete mettere una bella spada, così magari, se vi finiscono i proiettili o dovete staccare la testa a un nemico, estraete la spada e fate man bassa del malcapitato. Eccolo qua, lo vediamo adesso a confronto con altri personaggi. Sulla sua sinistra, la nostra destra, lo troviamo di fianco al comandante Galvatron. Vediamo che è leggermente un po' più alto, come effettivamente appariva nell'anime. Sì, perché Cyclonus era leggermente più alto di Galvatron, e molto rispetto invece a Optimus Prime, gli dà quasi una testa. Questo connota essenzialmente la potenza, la magnificenza di questo personaggio. Era il vice comandante e come tale aveva la sua importanza. Adesso direi di passare alla trasformazione e vedere anche l'alt mode di Cyclonus, che è un jet cybertroniano. Thank you.
qua nella sua configurazione Alt Mode è dotato anche di questi carrellini, sia all'anteriore che al posteriore, a questi due carrellini sulla punta qua dei piedi, che gli permettono di essere posizionato su di un piano in perfetta posizione, come un vero jet cybertroniano. È un alt mod veramente bello e accattivante, e poi soprattutto è grandissimo, perché guardate, non sta nell'inquadratura. Vediamo per curiosità, vediamo quanto è lungo. Allora, dalla punta fino al reattore posteriore è ben 38 cm, veramente grande, uno dei più grandi masterpiece, diciamo, di questa categoria, almeno in alt mode. E vediamo anche come rispecchi perfettamente anche la controparte animata, perché è veramente molto simile alla controparte animata, non c'è che dire. Bene, questo è sicuramente superiore per quanto riguarda la precisione delle articolazioni e della trasformazione rispetto al modello recentrato prima di lui, rispetto al Galvatron, che sicuramente ha qualche annetto in più rispetto a questo a livello tecnico e di evoluzione del modello. Questo ha una precisione dei cricchetti senz'altro superiore, scorrono come il burro sotto le dita e molto più piacevole. Quindi sicuramente un modello da quel punto di vista ingegnerizzato con più cura e attenzione. Però sono entrambi due leader, e quindi hanno più o meno la stessa importanza all'interno della nostra collezione. Bene, ora non ci resti che aspettare che arrivi anche Scourge per completare il trio delle meraviglie qua, che dovrebbe arrivare a breve perché già è uscito negli USA, quindi lo attendiamo anche noi. Bene, nel frattempo Robots GT vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao ciao amici! Yeah.